Cos'hai visto? Degli uccellini che prima stavano girando intorno alle case. Degli uccellini che giravano intorno alle Guardano, case. stanno entrando. Dai, andiamo. Guarda, guarda. Andiamo che è tardi, Sono amore. Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovissimo vlog. Allora, oggi per me è martedì, per voi invece sarà mercoledì, quindi buon mercoledì a tutte. Come praticamente ogni video, io inizio il mio video con il caffè. In realtà non bevo caffè da domenica mattina, quindi questo è il mio primo caffè dopo 2 giorni praticamente. 2 giorni senza caffè e sto cercando di berne veramente pochissimi, però uno ogni tanto me lo sto concedendo. E praticamente ne sto bevendo uno al giorno. Da 5 ero passata a 3, da 3 ero passata a 2, da 2 sono passata a 1. Mi sa che poi me lo tolgo direttamente. E infatti ieri mi sono comprata il Carrefour l'orzo solubile. Stamattina ho fatto colazione con il latte e l'orzo, perché ragazze, se io mi faccio la tisana la mattina mi muoio di fame e dopo mangio l'impossibile, mangio qualsiasi cosa. Invece se mi faccio il latte, anche solo l'orzo con un pochino di latte leggermente macchiato, esattamente come ho fatto il caffè, io già mi riempio un sacco lo stomaco. Ma la tisana per me è buona, mi piace un sacco, ma è come bere acqua, anche perché io non metto zucchero, non metto niente, idem nel caffè e nell'orzo, quindi ho proprio bisogno di bere qualcosa. Comunque, per me il caffè veramente, ragazze, toglietemi tutto, non toglietemi il caffè. Comunque, detto questo, allora io cosa ho fatto? Ieri vi ho registrato un video, bello, vi ho fatto vedere la spesa, sono andata dai cinesini ad acquistare 2 cavolatine per il compleanno di Marek, eccetera, eccetera, eccetera. E cosa ho fatto? Ho montato il video ieri sera, convintissima, lo stavo per mettere online su YouTube, così magari oggi vi giravo il video già per venerdì e mi porto un pochino avanti, anche perché vi sto facendo un video in più al giorno. Scusatemi, un video in più al giorno, un video in più a settimana, quindi mi sto facendo anche il video il sabato, per cui mi devo portare un pochino avanti, anche perché poi a fine novembre io inizio a registrare i Vlogmas, che voi vedrete dal 1° di dicembre. Visto che c'è un video al giorno, io se non mi porto avanti non riesco a farvelo un video al giorno. Ma cosa ha fatto questa furbona? Ha cancellato tutto. Invece di fare esporta, ho eliminato tutte le clip. Beh, brava. Brava, un video perso nel vuoto, non importa, e sono abituata, non le faccio spesso queste cavolate, ma le faccio. Mi vedete più bassa perché prima ero in punta di piedi, per stare meglio nell'inquadratura, ma mi fanno male i piedi. Adesso ripeto giù, ok? Niente ragazze, quindi oggi vi registro un altro video e boh, mi piaceva farvi vedere le cose che vi ho fatto vedere, però vabbè, pazienza. Se riesco a recuperare qualche clip, magari ve la metto in questo video qua, ma poi non avrebbe senso in realtà. Ieri appunto sono stata dai cinesini a comprare dei palloncini per la festa di Marek. Qua vedete il caos più assurdo perché ieri sera stavo morendo di sonno, ero stanca morta. Ieri è stata una giornata super super pesante. In più Marek, appena uscita da scuola, siamo andati insieme da mio fratello a fare merenda perché non ci vedevamo da un po' e mio fratello ha detto venite perché io non vi vedo da un pochino. E giustamente noi, non è tanto per me ma per mio figlio, non lo vedeva da un po'. E ho detto quando lo vedo Marek? E siamo andati a fare merenda a casa sua. Poi Marek è voluto rimanere lì con lo zio e ha cenato con lui e poi sono andata a prendermelo perché mio fratello ha la macchina dal meccanico, quindi senza macchina non me l'ha potuto riportare. Sono andata a prenderlo intorno alle 8 di sera e quindi gli ho fatto il bagnetto tardi, abbiamo fatto tutto tardi e ieri sera poi sono crollata insieme a lui. Infatti mi sono addormentata nel suo lettino insieme a lui, mi sono svegliata stanotte che era 1:30 più o meno e sono andata nel mio letto comunque. Scusate, io nel frattempo mi prendo il caffè con voi.
Comunque ho lasciato un macello a casa, un macello, ieri proprio non ho fatto nulla, che poi è solo disordine in realtà, non è sporcizia. Comunque ieri ho preso dei palloncini, ho preso anche questa candela al Carrefour, io vi ho fatto vedere tutto il video, ma io non c'è più, ve l'ho mostrata su Instagram, aspettate che pesa, eccola qua, l'ho pagata 6,45 euro perché era ancora in offerta, ma ho già da oggi è a 9,90 euro dovrebbe essere ed è simile alle Yankee Candle, ragazze, la giara grande, quelle delle Yankee costano sui 30 euro, la giara grande questa l'ho pagata 6,45 euro, è la stessa marca che ho comprato l'anno scorso, non so chi di voi se la ricorda, l'avevo presa al Bennett, pagata 9,90 euro. Ed era quella lì, Magic Winter. Se trovo un'immagine ve la lascio qui da qualche parte. Che è quella lì che scoppietta, fa un po' il rumore del camino. E questa però è al gusto di biscotti al burro. È veramente, non dico che è come una Yankee Candle, ma praticamente quasi. Per il prezzo che ha, va più che bene. Profuma un sacco. Ieri sera l'ho già accesa, era buonissima. E infatti quando Marek è tornata a casa mi ha detto mamma hai fatto i biscotti? No amore mio e la candela, oh ci è rimasto male comunque niente dopo la accendiamo insieme io adesso mi do un po' da fare con le pulizie vi faccio vedere le due, proprio due cavolate che ho preso per il compleanno di Marek e devo iniziare ad organizzarmelo perché devo cominciare a comprare delle cose perché mi ha chiesto Marek di fargli la torta dei Titans Go. Tra poco questo sfondo orribile qua dietro non ci sarà più per fortuna. Comunque, mi ha chiesto di fargli la torta dei Titans Go e vuole vestirsi da Robin dei Titans Go. Chi di voi ha dei bambini e li seguono sicuramente avrà capito di chi parlo. Perché durante la festa vuole spegnere le candeline vestito da Robin. Mi ha detto, mamma dai, lo voglio fare, per favore lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Quindi io su Amazon ho trovato sia l'ostia da mettere sulla torta che il costume. Barra pigiama, perché in realtà ho trovato un pigiama che sembra proprio un costume e almeno lo sfrutto. E, costume barra pigiama costa 19 euro. L'ostia c'è cioè sia da 6 euro, dipende, poi quella la scegliamo insieme. Anche di quello, se mi ricordo, vi lascio le immagini qua, così se siete interessate le potete guardare, potete dare un'occhiata. E volevo anche prendergli la coroncina con i numeri, che già volevo farlo l'anno scorso, poi mi sono dimenticata e arrivo fino al numero 9. Vi lascio anche di quella l'immagine per il compleanno, così quella da tenere a casa o se vuole anche lì alla festa. Niente, io mi do da fare. Puliamo insieme, che ne dite? Dai, 3, 2, 1, via!
fatto tutto, ragazze, mi sono anche lavate i capelli, non li ho stirati, li stiro oggi pomeriggio, cioè più tardi o domani mattina, mi sono fatto le sopracciglia, ho fatto i baffetti e adesso vado a prendere Marek che sono le 4 e un quarto e mi sono anche cambiata ovviamente. Boh, ho fatto tutte le mie pulizie, ho mangiato, ho anche fatto altre cose, però vi ho ripreso le pulizie giornaliere, che sono quelle che faccio tutti i giorni, che poi in realtà, scusatemi che devo sistemare un attimo qui il camino, in realtà fare il video pulizie, per esempio queste pulizie io di solito le faccio in una mattinata, facendo il video ci metto praticamente tutta la giornata, perché cerca l'inquadratura, sistema bene il telefono, sposta in continuazione l'inquadratura, vedi se è venuta bene, ci vuole praticamente tutto il giorno per pulire casa, quando in realtà io ci metto mezza mattinata. Niente ragazze, io sistemo un attimo il camino, vado a prendere Marek e noi ci vediamo dopo. Siamo tornati a casa e Marek ha voluto guardare un video vecchio di quando era piccolo, con Edo. Anche a me piace riguardare i miei vecchi video, perché proprio tu ti eri fatto male, mi sembra, perché è bello, voglio rivedere Marek piccolino, rivedere me e Anna insieme, Edo, bello, bello, bello. E a Marek piace tantissimo rivedere lui quando era piccolo. 10 ore per andare a Conad, sì, quella era, si chiamava Aushan ancora, amore, quando aveva un sacco di cose carine. Invece adesso è diventato Conad e non c'è più niente, cioè, sì, ma non le cose che c'erano all'Aushan, cioè come l'Aushan non ce n'è, infatti mi dispiace tanto, da mangiare. Adesso faccio fare una merendina a questo bimbo, pulcino della mamma, dove sei, dove sei, dove sei? Aio! Sotto consiglio di alcuni di voi che mi avete scritto anche su Instagram e vi ringrazio tanto, oltre che sotto il video di YouTube, sotto l'ultimo video, sapete, ve la faccio breve per chi magari non avesse visto l'ultimo video, mia mamma mi ha regalato il Bimby TM5, ecco, ho scoperto anche da voi che Bimby fosse, eccolo qua, è questo qui. E vi ho dato un'informazione errata, mia mamma non ce l'aveva da 2 anni ma da 5 anni, da quando è nato Marek praticamente, e poi l'ultimo anno non lo utilizzava più perché ha preso la friggitrice ad aria, vi ho detto che ha pochissimo spazio in cucina, quindi ha dovuto scegliere tra i due elettrodomestici, la friggitrice ad aria la usa di più e l'ha accantonato praticamente nello sgabuzzino e mi ha detto: lo vuoi? Se lo vuoi te lo regalo, se non lo usi me lo ridai, se lo usi tienilo perché secondo me ti è molto utile. E niente, me l'ha regalato, ecco perché ho il Bimby. Io sono un po' contraria, non contraria, nel senso sono molto tradizionalista nella cucina, cucino molto a mano, nelle pentole, non amo particolarmente questi robot, ma mi avete detto vedrai che non te ne pentirai, la stessa cosa mi ha detto mia mamma, e allora voglio iniziare a provare ad usarlo, anche magari non lo userò sempre, però per fare qualche ricetta sicuramente sì, e può essere una grossa mano in cucina, a me che piace cucinare, sperimentare, perché no? Comunque detto questo, mi sono scaricata appunto sotto consiglio di alcuni di voi l'app delle ricette Bimby, l'app gratuita, si chiama proprio ricette per il Bimby TM5 gratis. Io ho scaricato questa perché ho questo Bimby qua, ma penso sia bene o male siano tutti abbastanza uguali, poi ci sono quelli vecchiotti che hanno ancora i tasti, c'è quello nuovo che mi pare sia TM6, che è il più nuovo di tutti. Non so quali siano le caratteristiche differenti, io non ne capisco niente, comunque il mio è questo modello qua, TM5, ed è il modello precedente al TM6 che è uscito, penso da 1 anno, 2, non lo so. Comunque, ho pensato di fare le polpette di verdure seguendo la ricetta del Bimby, e vi faccio vedere gli ingredienti, ovviamente lo potete fare anche se non avete il Bimby, ora vi spiego tutto. Allora, per fare le polpette di zucchine, perdonatemi, non di verdure, ci serviranno 400 g di zucchine, 250 g di galbanino che lo potete sostituire sia col parmigiano che con la fontina o con la provola in realtà. Io vi dico le mie varianti, questa è la ricetta che io ho letto sul ricettario, diciamo così, sull'applicazione, però secondo me potete utilizzare tranquillamente anche la fontina o la provola affumicata, la scamorza o il parmigiano. Io ho utilizzato quello che c'è scritto, il galbanino, perché ce l'avevo, quindi 250 grammi, uno spicchio d'aglio, olio, 100 grammi di pan grattato, un uovo e ovviamente del sale. Allora, adesso bisogna... aspettate... Vi spiego prima il procedimento senza Bimby, col Bimby lo facciamo insieme. Allora, fate soffriggere un pochino l'aglio e... dopodiché ci aggiungete le zucchine tagliate a cubetti, le fate cuocere un po', aggiungete un po' d'acqua, insomma finché non sono belle cotte, belle morbide. Poi ragazze le aggiungete, le fate raffreddare, gli aggiungete il galbanino, e però
Secondo me il galbanino in questo caso o lo tritate meglio, lo fate più piccolo, io l'ho fatto a dadini grandi, magari fatelo a dadini un pochino più piccoli, e aggiungete un po' di pangrattato, mescolate, formate le polpette e le imbevete nel pangrattato, appunto uovo e pangrattato, e poi le fate cuocere o normali nell'olio, le friggete o nel forno a 200 gradi per 20-25 minuti, oppure come farò io nella friggitrice d'aria, la vedremo dopo la cottura perché non lo so nemmeno io, devo provare. Invece vi faccio vedere il procedimento col bimbi, velocissima, cioè una ricetta veloce secondo me che posso fare anch'io che sono un po' imbranata col bimbi. Allora, mettiamo l'olio e lo spicchio d'aglio, facciamo andare per 3 minuti. Gradi. Velocità 1. Ok. Ok. Ora togliamo l'aglio. Amore, apri a papà. Togliamo l'aglio e versiamo le zucchine. Tutto bene, amore. 10 minuti. Ok. Temperatura varoma. Ce la posso fare? Ok. Velocità 1. Il coperchio, giusto. Ok, ci vediamo tra 10 minuti. Allora, dopo aver fatto raffreddare nel boccale le zucchine, gli aggiungiamo il galbanino. Ora aggiungiamo l'uovo. Ok. E il pangrattato. Ne aggiungo poco alla volta perché non voglio che diventi l'impasto poi troppo duro. Preferisco dare bene un'occhiata. Allora, velocità. No, scusatemi. 6 secondi, ce la facciamo? 6 secondi, velocità 3. Questa è la consistenza, io direi perfetta. Alla fine ho aggiunto praticamente tutti i 100 grammi del pangrattato ed è venuto così. Adesso andiamo a formare le palline, le immergiamo nel pangrattato e poi le andiamo a cuocere. Le ho tenute 15 minuti a 190 gradi e a metà cottura le ho girate, così si sono dorate da entrambi i lati. Adesso vado a cuocere anche queste.
Qui invece sto facendo la frittata per mio marito perché lui non ama le zucchine, quindi lui mangerà la frittata con l'insalata, mentre io e Marek mangeremo le polpette di zucchine con l'insalata. Adesso sto pensando, magari queste qui le vado a congelare, perché ovviamente per me e Marek sono troppe, ci bastano tranquillamente queste qua. Quasi quasi io le vado a congelare e poi le vado a cuocere in un secondo momento, magari quando non so cosa fare, quasi quasi faccio così, le vado direttamente a congelare. Allora, a me sono uscite una ventina di polpette, dipende tanto ovviamente da quanto le fate grandi, io appunto le ho fatte più o meno così e me ne sono uscite circa una ventina, 18-20, adesso non è che le ho contate. Ecco qua, adesso la apriamo così vediamo com'è venuta. È ancora bollente, però è morbidissima, è croccante fuori e morbida dentro. Squisita, buonissima. Mamma, provata, brucia amore. Sì. Ragazze, io adesso chiudo il video perché penso che sia venuto lunghissimissimo. Vi mando un bacione. Noi ci vediamo venerdì con un nuovissimo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un bel like. Se non l'avete ancora fatto, Marek vi saluta, se non l'avete ancora fatto e vi fa piacere iscrivetevi al canale. Vi ricordo che la programmazione del mio canale è ogni lunedì, ogni mercoledì e ogni venerdì, e per tutto il mese di novembre uscirà anche un video in più il sabato pomeriggio alle 14. Ciao!